la conferma scientifica dell'opinione che hanno gli italiani sulla Campania. L'81,6% ha un'idea positiva delle nostre bellezze, della Campania e di tutte quelle che noi riteniamo che sono le varie facce dei nostri turismi. La capacità oggi è quella di trasformare questo grande consenso, questa grande opinione in atti che possano consentire presenze, di poter visitare la Campania e poterla vivere, godersela. E qui lo stimolo con una serie di politiche che vanno dalla comunicazione al marketing, ai servizi, a tutta una serie di iniziative che devono consentire di prendere consapevolezza a partire dalla grande cultura dell'accoglienza, a partire dalle potenzialità che abbiamo, questa grande ricchezza, e i campani devono essere protagonisti di questo come grande investimento e come grande risorsa che deve creare occupazione, economia e sviluppo. Abbiamo la consapevolezza di essere, diciamo, primi in tutto, dalla costa alle nostre bellezze naturali, paesaggistiche, archeologiche, riconosciute dai prodotti enogastronomici. L'importante è fare sistema e creare le condizioni per poter attrarre, per poter trasformare in atti concreti queste potenzialità che abbiamo. Ecco perché noi abbiamo messo in campo, a partire dal cartellone degli eventi, delle politiche integrate che mirano alla nostra tradizione, ai nostri borghi, ai tanti castelli, al turismo religioso, enogastronomico. Qui c'è tutto, un turismo integrato, un turismo che sarà presente alla fiera 6 mesi prima di Mosca, di Rimini, e poter far consentire. Stamattina abbiamo incrociato e ci siamo incontrati con Meridiana per intercettare una serie di politiche che vanno nella mobilità, consentire al mercato russo, che sta guardando sempre più con attenzione al nostro territorio, una politica internazionale, intercontinentale, che va dalla mobilità ai servizi, all'accoglienza, ma soprattutto alla sicurezza.